La seduta è valida. Ho due cittadini iscritti a parlare, uno è il signor Gabriele Battagliarina relativamente alla manutenzione della scuola Caracciolo di via Ezio 7 e l'altra persona è Alessandra Gigliotti relativamente a problematiche di sicurezza e di degrado della zona. Signor Battagliarina. Sì, buonasera a tutti, grazie per lo spazio, per l'attenzione dedicata alla nostra scuola, che è appunto la scuola Caraccio di via dei Consenti. Io sono il genitore di una alunna di seconda e sono membro del consiglio di istituto. Il documento che leggerò è per contestualizzare la mozione urgente posta all'origine di oggi dalla nostra commissione di educazione. L'urgenza oggi è rappresentata dai lavori di ristrutturazione del centro cucina e refettorio di via Ivrea, dove da diversi anni si susseguono episodi di rilevanti infiltrazioni per controllo della controsoffittatura, ma come dal documento che leggerò firmato dalle varie rappresentanze dei genitori della scuola c'è molto altro. Mozione per manutenzione scuola primaria Caracciolo via Ezio 7. I genitori della scuola primaria Caracciolo di via Ezio, appartenenti all'istituto unicomprensivo di Orione, intendono porre urgente attenzione sui gravi problemi di sicurezza relativi ai locali scolastici e sulla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sono oggetto i suddetti locali. Resta viva preoccupazione innanzitutto la condizione degli infissi in legno, rimasti allo stato originario, in quanto in molti casi completamente deteriorata, con effettivo rischio di cedimento del vetro, incidente in realtà già avvenuto nello scorso anno scolastico 2012-2013. Inoltre i locali che ospitano i servizi igienici, anch'essi obsoleti, mostrano evidenti infiltrazioni nei soffitti che hanno imposto la delimitazione con nastro bianco e rosso da parte di parte della superficie e dei servizi igienici, riducendo sensibilmente la fruibilità e la sicurezza. All'esterno della scuola è già attivo ormai un campo arido fatto solo di polvere, alcune scalinate di accesso alle classi sono pericolanti, dunque inutilizzabili, la totalità delle lunghiere è arrugginita. I locali esterni alla scuola, appartenenti al centro cucina di via Ivrea 7, utilizzati per il refettorio, sono interessati da anni da un problema di infiltrazione idrica che provoca gocciolamenti in vari punti, mensa, locali di rigoverno, bagni dei bambini. Apparentemente le infiltrazioni sono legate alla mancanza di lavagna impermeabilizzante sotto la pavimentazione della cucina sovrastante. Questo comporta che siano particolarmente diffuse e che l'intervento debba essere strutturale. I genitori hanno segnalato e segnalano puntualmente questo problema da anni, ma ad oggi, nonostante due cedimenti del controsoffitto avvenuti nel 2012-2013, per fortuna fuori dall'orario scolastico, dunque senza conseguenze per nessuno, il Comune di Milano non ha eseguito alcun intervento strutturale, bensì solo la pulizia dei pluviali e interventi tamponi. Per la sicurezza di tutti gli alunni, dei docenti, del personale di Milano Ristorazione, chiediamo che si proceda quanto prima ad un'effettiva ricerca del guasto e ad interventi risolutivi, già che fin dai primi giorni di scuola del 2013 il problema si è ripresentato identico agli anni scorsi. Ricordiamo peraltro che per ovviare questi problemi si sarebbe potuto e dovuto procedere nei mesi estivi, quando il centro cucina era chiuso. Peraltro questa è la promessa fatta ai genitori della commissione mensa sia per il 2012 che per il 2013. Alla luce di queste riprovevoli mancanze chiediamo che il Comune e Milano Ristorazione, se gli interventi strutturali che ora si impongono urgentemente comporteranno dei disservizi, se ne facciano carico, riducendo al minimo l'impatto sull'utenza, in ragione del tempo trascorso inutilmente, senza che si affrontasse in modo adeguato il problema di igiene e sicurezza da tempo conclamato. L'elenco di criticità non finisce qui, ma quanto descritto ci sembra uno spaccato sufficiente per suscitare allarme e sollecitare l'intervento del Comune di Milano per adeguare questi locali scolastici a standard di sicurezza minimi che da anni non sono rispettati. Ci chiediamo dove siano finiti i fondi per le manutenzioni straordinarie degli infissi, della facciata e del giardino previsti fin dal 2011. E siamo qui per sottolineare che quelle spese sono indispensabili per garantire la sicurezza di circa 300 bambini dai 6 ai 10 anni di età. I genitori della scuola Iseo hanno già fatto molto dalla loro parte, poiché da anni apportano miglioramenti ai locali scolastici in assenza di qualsiasi intervento consistente da parte dell'amministrazione,
se si eccettua la tinteggiatura avvenuta nel 2011 che ha lasciato tutti stupefatti, già che prima di essa si sarebbero dovuti effettuare interventi più consistenti e prioritari sulla struttura dei locali e non sulla superficie. Recentemente, in data 22 giugno 2013, avete aderito al progetto di bambini di Monti Scorpati di Merle. Alcuni genitori con specifiche conoscenze, in particolare di falegnameria, e con l'aiuto dell'associazione Terra del Fuoco presente sul territorio zona 9, hanno dedicato una giornata alla messa in sicurezza dei vetri, delle porte finestre di accesso diretto al cortile, della scuola, delle classi, seconda A, seconda B, seconda C, terza A, terza B e terza C. Vai, vai. Altri volontari hanno intrattenuto i bambini in giardino con laboratori di botanica e di disegno. Inoltre, la condizione pessima dei locali scolastici in termini di pulizia e igiene ha imposto agli altri genitori di dedicarsi alle pulizie straordinarie. Ma chi si dovrebbe occupare di tutto ciò, in realtà? A proposito, a posteriori di questo afoso e faticoso sabato possiamo dire certamente che lo scopo della giornata, attuare interventi di piccola manutenzione permettendo ai genitori di conoscersi, di collaborare al fianco e per i propri figli, nell'intento di sensibilizzare i bambini sul rispetto dei loro ambienti e della comunità scolastica, è stato pienamente raggiunto. Tuttavia, con obiettività, le condizioni in cui versa la scuola restano preoccupanti. Infatti, non è pensabile che siano i genitori di buona volontà a garantire la manutenzione degli edifici scolastici. Per questo motivo, fatto la nostra parte, come dire, e avendo potuto constatare da vicino quali gravi problematiche sopravvivano nelle classi, negli spazi esterni, in palestra come nelle aule delle attività didattiche, siamo determinati a pretendere che la sicurezza dei nostri figli negli ambienti scolastici venga ripristinata quanto prima. Ricordiamo che la scuola Iseo fa parte di un gruppo di strutture della zona 9 che versano in particolare stato di degrado, ma fino ad oggi è rimasta dimenticata. Constatata da vicino la precarietà delle strutture in cui vivono ancora al giorno i nostri figli, riteniamo che gli interventi più urgenti non siano ulteriormente procrastinabili. E chiediamo dunque che la nostra scuola sia inserita nella lista di quelle da ristrutturare con grande urgenza, nonché nel piano triennale delle opere. Qualora adeguate risposte non pervengano nel corso dell'anno scolastico 2013-2014, i genitori valuteranno come far valere i propri diritti e i diritti dei propri figli nelle sedi appropriate. Grazie per l'attenzione. Grazie. Buonasera, non sapevo di questa possibilità per i cittadini di partecipare alla riunione del consiglio di zona, ma anche parlandone oggi con gente di mia conoscenza, nemmeno loro ne sono a conoscenza. Una cosa molto importante in questo momento nella nostra città, perché si vive troppo male. E stamattina io mi sono recata qua perché ho un numero per parcheggiare la macchina che non è comodo comunque per un problema pratico. Uscendo dal portone di casa e trovo davanti al portone di casa uno stendino gettato, non so da dove, e immondizia davanti al portone di casa. Ho raccattato tutto, ho spostato tutto e vabbè, insomma, sono arrivata qua parlando con un vostro funzionario, mi ha consigliato di venire qua e parlare del degrado assoluto della zona, che va dall'immondizia buttata sui marciapiedi, sull'asfalto delle strade, in sicurezza, nel passeggiare, deambulare nella zona, soprattutto di sera, per brutti incontri che si fanno. In che via? Viene angolo Marcucci, insomma, strategico. Tra l'altro c'è quel bar aperto in piazza Nigra, occupato da nordafricani giorno e notte, uno stato
lasciano i marciapiedi, le strade, le nostre vie in uno stato che è una cosa pazzesca. Questo è quanto. Volevo aggiungere che diciamo, per meglio sopportare la deambulazione difficile in città, io ho optato per la bicicletta e in effetti hanno fatto la pista ciclabile Macechini Melchiorre Gioia, e occupata sempre dalle moto. E, sì, vorrei anche dire dov'è la forza dell'ordine, dov'è la nostra forza dell'ordine, dove vanno a finire tutti i soldi, tanti soldi che noi paghiamo per le tasse, arriviamo alla fine dell'anno a zero. Vabbè, questo è quanto. Grazie per la segnalazione, lo dico proprio perché la signora Giuliotti è sottolineato il fatto che non era a conoscenza di questa possibilità, lo dico come nota a margine proprio perché quindi vengono a saperlo anche i presenti, magari sono in consiglio in questa aula per la prima volta, sugli argomenti che vengono presentati dai cittadini, anche sugli argomenti che come vedete sono, ci sono molti consiglieri iscritti a parlare, quindi verranno proposti. In questa prima parte, in questa prima ora di consiglio non si apre dibattito, quindi noi raccogliamo le segnalazioni in questo caso dei cittadini sul degrado piuttosto che come prima sulla scuola, e poi a nostra volta faremo le segnalazioni e inoltreremo le problematiche, ma non si apre dibattito perché possono essere discussi dal regolamento sui punti scritti all'ordine del giorno. Non ho altri cittadini iscritti a parlare, la parola al capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Presenterò due mozioni, procedo con la prima. La prima ha per oggetto la richiesta di segnalazione di pericolosità in croce o mura tranche. Premesso che la sicurezza è un tema a cui ogni amministratore pubblico deve essere attento, rilevato che l'incrocio tra via Murat e via Le Marche è un grande incrocio su cui confluisce e defluisce il traffico da e per la superstrada Milano Meda, da e per i comuni del nord del quartiere di Guarda, presso Romano, San Milanino, rilevato inoltre che nelle immediate vicinanze dell'incrocio ha sede una scuola superiore con circa 1200 ragazzi, insegnanti e genitori che frequentano il liceo scientifico sperimentale Cremona e l'istituto tecnico commerciale Zappa. Considerato che l'arteria principale dei mezzi pubblici è situato al vicino incrocio tra via Le Marche e via Le Zara, dove oltre alla fermata dei tram 7, 5 e 31 vi è la nuova fermata Marche della metropolitana M5. Preso atto che la zona è interessata da un forte traffico automobilistico e da un alto flusso di pedoni, constatato che la svolta a sinistra da via Murat verso via Le Zara deve essere fatta deviando a destra 50 metri prima del suddetto incrocio. Preso atto che sono frequenti gli automobilisti che disattendono la segnaletica ed effettuano la svolta a sinistra dove è vietato, producendo un inutile intasamento del traffico ed un pericolo per i pedoni che attraversano via Le Marche, in quanto nello stesso istante dell'infrazione hanno diritto di passaggio per il semaforo verde, i pedoni. Considerato che, dato l'alto traffico veicolare, una campagna di elevazione di contravvenzioni non farebbe cessare il fenomeno a causa dell'elevato numero di conducenti, considerato che, pur essendo chiara la segnaletica di obbligo di procedere diritto, non è facile per chi non conosce bene l'incrocio qual è la manovra giusta per mettersi correttamente su viale Marche e quindi dirigersi verso viale Zara, rilevato che l'area interessata ha tanto spazio libero e sarebbero pertanto possibili sia interventi strutturali che interventi di miglioramento della segnaletica, si chiede al Consiglio di Zona 9 di interessare gli organi competenti del Comune di Milano affinché sia affrontata la pericolosità dell'incrocio di via Murat via Le Marche e messa in atto una soluzione funzionante e definitiva. La seconda mozione
si riallaccia alla presenza dei genitori della scuola Iseo. Ha per oggetto una richiesta di sopralluogo alla scuola Iseo, al refettorio e al centro cultura. Premesso che la situazione dell'edilizia scolastica è disastrosa a livello nazionale e che Milano non fa eccezione, soprattutto la zona 9, rilevato che alla mensa di via Ivrea, a cui gli alunni della scuola Iseo accedono, il 20 aprile 2012 e il 13 maggio 2013 si sono verificati dei cedimenti di soffitto o controsoffitto, da anni la commissione mensa e il comitato dei genitori segnala le infiltrazioni d'acqua provenienti dal primo piano dove ha sede il centro cottura di Milano Ristorazione. Rilevato anche che la scuola Iseo è inserita nel piano di riqualificazione triennale 2010-2012 per via di gravi problemi strutturali, infissi cadenti, servizi igienici obsoleti interessati da infiltrazioni idriche, giardino esterno quasi inagibile, facciate esterne da rifare. Rilevato inoltre che, a seguito del cedimento del 20 aprile 2012, tecnici del comune hanno stabilito che la causa fosse di una perdita delle tubature di scolo delle pluviali. Considerato che a seguito dell'intervento dei tecnici del 20 aprile 2012 ai genitori viene detto da parte della direzione che al comune è stata richiesta la verifica di agibilità. Considerato che le perdite continuamente segnalate non si sono mai fermate indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e quindi indipendenti dagli scarichi fluviali. Constatato che il 13 maggio 2013, quindi un anno dopo, vi è stato un ulteriore crollo basato anche sugli organi di informazione. Preso atto che il sopralluogo dei tecnici aveva stabilito che le perdite erano dovute a mancanza di impermeabilizzazione tra il primo piano dove ha sede il centro cottura e il piano terra sede della mensa, e che si era parlato di interventi da fare nell'estate 2013, preso atto che nessun intervento è stato eseguito nei locali mensa, nel centro cottura e nella scuola Iseo, si chiede al Consiglio di zona 9 di predisporre un sopralluogo della Commissione Educazione del Consiglio di zona 9 con i tecnici del Comune e di Milano Ristorazione e i rappresentanti dei genitori alla scuola Iseo, al refettorio e al centro cottura al fine di verificare le condizioni della struttura. Riguardo questa mozione chiedo a tutti i consiglieri di firmarla perché, come sappiamo, se raggiungiamo la maggioranza dei consiglieri presenti la mozione diventa urgente e può essere discussa anche oggi. Io da questo punto di vista dell'essere considerato urgente o meno, diciamo che non me ne faccio un problema, nel senso che la segnalazione è partita, qualcosa si è messo in moto, per cui adesso c'è subito la corsa di chi si deve prendere il merito, perché dunque, premesso che apprezzo il lavoro che la vicepresidente, la presidente della Commissione Educazione e Consolo fa, perché si dedica tantissimo a tutte le questioni scolastiche, tanto che sulla questione Iseo vi avevo segnalato insomma un ulteriore aggravio della situazione e quindi è subito intervenuta facendo un sopralluogo. Però la cosa che diciamo non mi piace affatto, non ci piace, è la corsa sembra quasi a chi si debba prendere i meriti, quando sappiamo benissimo che qui di meriti non se ne deve prendere nessuno, ma piuttosto ci sono dei demeriti da attribuirci, ad iniziare dallo Stato, passato e presente, a continuare al Comune, passato e presente, per continuare ancora nel Consiglio di zona e per, scusatemi se interpello anche i genitori, mi ci metto anche in mezzo io come genitore, anche colpa dei genitori, quindi un demerito che anche i genitori si devono attribuire per aver permesso che la scuola italiana, anche in zona 9, sia così conciata. Grazie. Sì, due comunicazioni. Il 20 ci sarà la festa dell'isola, con i presidenti, ci sarà a Bolzano invece la festa della zucca, anch'essa è stata patrocinata da questo Consiglio di zona, sostenuta
e quindi vi invito a partecipare a queste due iniziative interessanti. Per finire, sabato scorso si è fatto un sopralluogo al mercato di Romasina, è stato un sopralluogo estremamente proficuo perché c'era la presenza sia delle forze dell'ordine che degli ispettori del comune, oltre che la collaborazione dei fiduciari e oltre ai consiglieri di zona. Faremo una segnalazione, una relazione all'assessore D'Alfonso e all'ufficio dei posti per quanto riguarda appunto una serie di criticità che sono ulteriormente emerse all'interno di questo sopralluogo. Capogruppo Marone. Sì, grazie, volevo riferire solo brevemente rispetto all'esecutivo del giudizio tenuto oggi. È stato ricordato che le attività commerciali che hanno subito dei danni a seguito dei cantieri della metropolitana nella nostra zona, che rientrano nell'elenco delle vie questi danni, possono presentare una domanda di risarcimento entro la fine di ottobre, il termine sarà prorogato. È stato anche detto che il nuovo bando per il bando regionale per il finanziamento dei distretti commerciali non è ancora uscito, dovrebbe uscire a breve termine. L'altra cosa importante che è stata detta è che si sta per firmare un protocollo di intesa tra Regione e Comune di Milano, che metterà a disposizione 3 milioni di euro per progetti rivolti a adeguare e a fare proposte per il miglioramento delle attività commerciali qui alle scuole. In particolare la Regione ha inserito un'area della nostra zona che dovrebbe avere questo titolo, un'isola a tre piazze che comprende Piazza Aurelio, Piazza Città Romagnola e Piazza Municipio Aprile. Allora io lo dico poi dopo, perché questo bisognerà fare le proposte e verificare. L'intento è di fare delle proposte che vadano rispetto alla scrittività attraverso le applicazioni del web, della conoscenza di questi luoghi. Io penso che rispetto a questo forse bisogna intervenire con delle proposte che all'altro ci fosse indicato rispetto a questi luoghi citati, la loro Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questa sera innanzitutto volevo interrogare sempre la Presidente sul fatto delle risposte alle interrogazioni, rilasciandomi al fatto della sicurezza di zona 9. Abbiamo fatto molte interrogazioni sulla situazione della sicurezza, quindi l'assessore Granelli non ci ha ancora segnato di una risposta. Chiedo ancora a lei, che è la fascia, di notare ancora di nuovo tutte quelle interrogazioni che l'assessore Granelli non ha risposto. Sono 6 o 7, quindi la prego gentilmente, io ho fatto, visto che non arrivano riscontri da parte dell'assessore Granelli, di rinviare tutte quelle interrogazioni che sono rimaste in evase. Allora, invece questa sera presento due segnalazioni, una sulla richiesta di ripristino dei pali segnaletici diretti in Gare Suzzani. Si segnala che in Gare Suzzani risultano 22 pali della segnaletica. Il primo si trova nei pressi del vicolo di Gare Suzzani in angolo diagonale, l'altro poco distante dalla banchina di M42, è decente al supermercato in direzione C. Si chiede al Presidente di Zona 9 del settore competente del Comune di Milano di verificare quanto segnato e disporre lo scopo di fornire una corretta e chiara informazione ai residenti conseguente ripristino della corretta segnaletica. L'altra invece riguarda la manutenzione del tratto stradale con l'attraversamento lineare del tratto di via Ornato nei pressi del Capolinea. Si segnala che il tratto
distrarre l'oggetto causa una trasformata manutenzione dell'autostradale, risulta essere molto pericoloso per la circolazione dei veicoli. L'attraversamento di rotaie tranviarie lungo il tratto di strada d'oggetto aggrava la pericolosità e la sicurezza del transito dei veicoli, soprattutto di ciclo di motocicli. Si segnala che il dissesto dell'asfalto e tombe binari risulta essere ancora più pericoloso nei giorni di pioggia, quando l'asfalto ha tombato a causa dell'assorbimento dell'acqua che si scosta. Si chiede quindi al Presidente della Zona 9 settori competenti come Milano di verificare le segnalazioni in oggetto e, ritenuto opportuno, disporre di interventi per la messa in sicurezza della suddetta area. Allora, poi volevo ringraziare quest'Aula, visto che è passata a maggioranza, grazie alla sezione della sinistra, settimana scorsa, la mozione che riguardava l'allontanamento dei nomadi di via degli Artigianelli è stato un segnale. Io ringrazio i cittadini perché sono venuti qua, come oggi sono qua i cittadini a recriminare un servizio, un intervento del comune di così zona. Credo che la politica è giusta, quella proprio che possa servire a migliorare noi e i cittadini, è quella proprio di intervenire qua in istituzioni, facendo capire che il problema non riguarda la sinistra, la destra, la Lega, il centro, ma riguarda tutti noi. La sicurezza è un problema, parlo adesso di sicurezza, ma la scuola in generale, comunque tutti i problemi riguardano tutti. Quindi le forze politiche non dovrebbero votare guardando il simbolo, ma guardando in mezzo al problema. Settimana scorsa è stato fatto un buon passaggio, perché comunque la delibera è stata approvata. I cittadini per ora di via degli Artigianelli sono abbastanza contenti, ahimè il problema non si è risolto, perché a breve dovremo presentarne una che riguarderà un quartiere vicino, perché questi zingari rimangono e creano comunque degrado spostandosi da una via all'altra. Quindi il problema è sicuramente da affrontare alla radice. Sto qui a spiegarmi, però io comunque prendo atto di un miglioramento, di un piccolo miglioramento della politica, grazie anche e soprattutto merito ai cittadini che sono venuti qua senza maglie, senza bandiere, ma solo per risolvere un problema che sta a cuore a loro e a noi. Grazie. Grazie, io ho una segnalazione che sono fatta dai cittadini. Nell'area di Vittimo Legnani, dove c'era l'ingegnario Tamoil, in disuso da ormai da alcuni anni, si sono installate alcune famiglie rom, mettendo proprio le loro case, le loro baracche. Il cittadino ha mandato alcune foto, ci ha legato, ovviamente si segnala alle forze dell'ordine e si chiede lo sgombro dell'area, sia per un motivo, diciamo, di ordine pubblico e igiene, ma anche per la sicurezza di stazioni, perché l'area del benzinaio è dismessa da tantissimi anni e non è assolutamente in sicurezza. Grazie. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. Io vorrei fare una veloce segnalazione e se vuole il Vicepresidente Consolo prenderne nota, perché lo stato per i motivi che non sono riuscito a scriverlo, la segnalazione materialmente è relativa alla scuola all'asilo nido, dove io poi sono anche all'asilo nido, dove siamo anche sono nominato dalla presidenza alla sua rappresentante, ovvero quello di via Andrea, anche via Carita, che ha tappanelle che sono state imbrattate con dei simboli non proprio consoni comunque al sentire comune, ma a maggior ragione nei confronti dei giovani che lo frequentano. Ne approfitto per comunicare all'Aula che non ricevo più comunicazioni dalla dottoressa Di Paola, che era la responsabile, quindi se vuole essere presidente lo posso sollecitare per capire se non hanno più fatto nulla o se hanno deciso di escludere il Consiglio di Zona.
se è vero che la prima volta non ero riuscito ad andare per problemi lavorativi, poi però ci eravamo sentiti telematicamente più volte, poi non ho più ricevuto alcuna riscontro. Oltre a questo, volevo fare una veloce comunicazione al nome del gruppo che sottoscriviamo convintamente la richiesta del Movimento 5 Stelle, che abbiamo firmato la mozione per la scuola, per il refettorio e per il della commissione. Grazie. Gruppo Lega Nord. Sì, io volevo solo richiamare l'attenzione del Presidente della Commissione Commercio e quindi anche del Consiglio stesso su alcune considerazioni che diversi negozianti del quartiere, primi fra tutti, che stava accesso di fronte a cui andiamo spesso, sul fatto che trovano abbastanza incongruente che la Commissione Commercio venga convocata di regola alle 6:30 di sera, quando i negozi sono praticamente aperti e i commercianti sono impossibilitati a partecipare. Dall'altra parte c'è il fatto, io ho riflettuto su questa cosa, espongo al Presidente della Commissione Commercio e al Consiglio, sul fatto che per esempio la Commissione Commercio viene regolarmente convocata ultimamente dalle 20 alle 21:30. Sarebbe molto più comodo magari, visto che la Commissione Educazione, dove magari ci sono degli insegnanti che terminato il loro lavoro potrebbero partecipare alle 6:30, mentre le altre probabilmente questi insegnanti se ne vanno a casa e difficilmente tornano poi, sarebbe molto più semplice magari ragionandoci insieme spostare l'orario delle commissioni. Poi, visto che ci siamo, pongo anche un'altra questione, non capisco perché la Commissione Educazione debba sempre essere convocata in ogni caso, al di là della questione della Commissione Commercio, alle 20, quando prima non ci sono altre commissioni, cioè può essere convocata alle 6:30. Ieri abbiamo fatto la Commissione Educazione, eravamo qua in 6 tirati. Ribadisco questa cosa, invito il Presidente della Commissione Commercio a prendere in considerazione questa cosa. Perché magari molti commercianti, questi qua mi hanno detto una cosa, la Commissione Commercio e noi non possiamo mai venire perché alle 6:30 non possiamo chiudere i negozi. Grazie. Presidente Alfonso. Buonasera. Grazie Presidente. Dunque, brevemente per relazionare, come ho relazionato ieri sera in Commissione Educazione, che anche io ho fatto un sopralluogo nel refettorio di Via Iseo. Il problema del refettorio di Via Iseo è indipendente dal centro cucina, e Milano Ristorazione, che è responsabile dell'intervento, cioè che è colei che materialmente, cioè chi materialmente dovrà eseguire l'intervento, mi ha comunicato che per loro in questo momento è impossibile chiudere il centro cucina di Via Iseo perché contemporaneamente, a causa di un incidente mortale e di un incidente grave nella scuola di Via Cittadini quest'estate, ne avrete letto sicuramente sui giornali, nel cantiere di Via Cittadini c'è stato un incidente mortale e un incidente grave. Di conseguenza l'intera struttura è sequestrata e il centro cottura è chiuso, dovendo già suddividere tra i centri cottura limitrofi i 2700 pasti prodotti in Via Cittadini, non riescono a supplire anche la cucina di Via Iseo e quindi stanno attendendo il dissequestro del centro cottura Cittadini. Nel momento in cui avverrà il dissequestro potranno chiudere il centro cultura di Via Iseo. Poi per il resto delle problematiche di Via Iseo, questo è quello che mi ha comunicato la Milano Ristorazione e che io vi riferisco. Dal momento che invece le problematiche della scuola di Via Iseo sono molto più ampie e benché diciamo nel cronoprogramma che è in mio possesso, i lavori nella scuola di Iseo avrebbero dovuto iniziare in ottobre 2013, ritengo che a questo
questo sopralluogo che spero faremo sarà importante invitare anche i responsabili dei comuni. Detto questo, invece, terminate così le mie comunicazioni come Presidente della Commissione Educazione, vorrei invece fare una comunicazione come semplice consigliere che rivolgo al Popolo della Libertà, Forza Italia, a chi diciamo è in aula in questo momento di questi partiti, visto che non è presente il capogruppo. Mi riferisco a un articolo che è comparso su Milano 7, si intitola Forza Italia, buono cuore Iseo. A volte ritornano e le amicizie pericolose non cambiano. Sparito il Popolo della Libertà, eccoci nuovamente a Forza Italia e con lei, nella sede storica di Via Monza a Milano, Max Buonocore, figlio del più noto Luciano, ex missino e annoverato tra gli storici fondatori proprio di Forza Italia. Per chi non lo conoscesse, Buonocore compare in alcune inchieste di Ndrangheta che hanno riguardato in questi anni la regione Lombardia. Non è mai stato indagato, ma sarebbe stato molto vicino ai clan, secondo il GIP Giuseppe Gennari, che dice di lui, a conduttore delle indagini preliminari, Max Buonocore è uno dei canali principali del gruppo Flachi, è uno di quei personaggi che garantisce la partecipazione coperta alla vita politica e economica della città alla criminalità. Un bel biglietto da visita. Secondo il PM, inoltre, anche se nulla risulta approvato, quando si parla di uno come Buonocore, non si può dimenticare di rimanere alla realtà delle cose. Buonocore non può non sapere chi sono i Flachi. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, dobbiamo riportare il calendario indietro di 2 anni e qui parla dell'Iseo e di quello che è successo, che tutti noi ben sappiamo. L'articolo chiarisce che Buonocore attualmente è responsabile della comunicazione per Forza Italia. Ora io mi rivolgo quindi a coloro del PDL che sono in aula affinché si facciano interpreti presso il loro partito di una domanda grande quanto una casa, e cioè se è possibile che un partito a Milano scelga come proprio responsabile della comunicazione una persona la cui vicenda è così intrecciata con uno dei fatti più brutti di quelli avvenuti in zona 9. All'inizio della consigliatura sono stata oggetto delle attenzioni di Max Buonocore, la lettera che mi ha scritto è stata consegnata alla Digos ed è oggetto di una querela che è ancora comunque ferma in tribunale da parte mia nei confronti di Max Buonocore. In questa lettera dal tono vagamente minaccioso lui sosteneva che varie cose, la lettera credo che l'abbiate ricevuta tutti o comunque se non l'avete ricevuta ve la farò avere. E io veramente mi chiedo se sia il caso che un personaggio così rappresenti il vostro partito a Milano. Mi chiedo voi se siete. Grazie. Grazie. Rispetto a quello che ha detto, questo era un dibattito, rispetto a quello che ha detto il vicepresidente Lo Corso, innanzitutto non sapevo questa cosa delle minacce che ha ricevuto, la sua solidarietà, ha consiglio, di avere beneficiari se ci sono veramente consiglio. E per quanto riguarda le responsabilità, io sono in con questo partito, chiaramente le responsabilità penali sono personali, al momento è un'indagine in corso, tra l'altro mi sembra che l'articolo
non risulta neanche indagato, ma siamo qua comunque sicuramente terremo attenzionato il personaggio che al di là della fama chiacchierata è giusto che ci sia magistratura. Vedi invece l'intervento che vogliamo fare personalmente riguardo una situazione che diventa quindi i cittadini riguardanti la persona di grado che c'è nella D8 che collega questa 7 e questa 5. La commissione di insegnava assurdo in cura del diretto che collega queste due vie, asfalto mai rifatto, anche giganti con un seguente pozzanghere quando piove. Già da diversi anni in cura del diretto è così, e oggi la stazione è preoccupata dall'attraversamento lo stesso, creando gravi disagi ai residenti. Grazie. Grazie, consigliere Pina. Buonasera a tutti. Volevo fare una segnalazione alla Presidente della Commissione De Maio. Ho fatto un sopralluogo oggi in via Giolli perché mi è stato sollecitato da alcuni residenti su due questioni. La prima riguarda l'impianto di illuminazione del parcheggio che c'è vicino alla centrale termica. Negli anni scorsi è stato rifatto l'impianto di illuminazione, che adesso è la norma, è anche fatto bene, illumina bene l'area, quindi dà sicurezza. Il problema è che il vecchio impianto di illuminazione non è stato rimosso e quindi si vede vicino ai nuovi pali, i vecchi pali del precedente impianto di illuminazione, lasciati lì, sono stati chiaramente disattivati, ma non sono stati rimossi. Allora ce ne sono alcuni che sono stati anche rotti, qualcuno è addirittura piegato, quindi rischia di cadere, e altri invece sono lì così, come fossero dei soprammobili. Allora chiedo di verificare a chi spetta o spettava il compito di rimuovere i vecchi pali ormai non più utilizzato. L'altra questione, sempre in quell'area lì, riguarda la cancellata. L'area, diciamo, di Via Giolli, l'area verde di Via Giolli è divisa dal marciapiede di Viale Fulvio Testi da una cancellata molto, molto vecchia che in alcune parti è stata rotta per creare degli attraversamenti che erano così non regolamentari, quindi fuori dai vialetti illuminati e creati apposta per permettere il passaggio delle persone. Queste aperture, diciamo, abusive sono piuttosto pericolose perché vengono anche utilizzate dai ragazzi che alla mattina magari per andare a scuola tagliano, diciamo, e si infilano in quella cancellata. Non mi sembra una grande iniziativa, perché poi rischia anche di mettere a repentaglio la loro sicurezza. Uno ha su lo zaino, la cartella, magari c'ha il cappuccio del giubbino, rimane incastrato, non è massimo. Quindi chiedo di verificare anche qui a chi spetta la manutenzione di questa cancellata e di provvedere a rimetterci in sicurezza, chiedendo questi varchi che sono stati realizzati, anche per garantire quindi una sicurezza dell'aria, perché se le persone transitano lungo i vialetti illuminati c'è un maggior controllo delle persone che entrano ed escono da quel tempo. Grazie. Presidente Fregoli. Grazie Presidente. Questa settimana si è riunita la Commissione Territorio di Reggio della Lombardia, che sta lavorando alla riforma della governance delle 13 aree lombarde. È stato formato un gruppo di lavoro ristretto per procedere speditamente. Infatti, il 31 dicembre 2013 è il termine di scadenza dei commissari straordinari che sono subentrati ai consigli di amministrazione dei caduti. La maggioranza di Regione Lombardia, Lega, PD e Fratelli d'Italia sembra avere idee un poco confuse,
ne si è presentata in commissione con 4 progetti di legge diversi, dei quali 2 dello stesso partito, Pivieri, proposte di legge anziché spesa loro. Il Presidente della Commissione ha quindi interrotto i lavori del gruppo in attesa che la maggioranza del governo regionale lombardese sia vista l'idea. Una situazione di poco sconcertante, aggravata dallo sfascio di aria a Milano, con i suoi 270 milioni di passivo, i 30 milioni prestati dalla Regione per far fronte alle spese di riscaldamento, agli stipendi dei lavoratori di aria e al disastro complessivo che avanza. Il lavoro dei legislatori è ora interrotto da una maggioranza che non sa dove andare per l'incapacità di governare Ader è sotto gli occhi di tutti e pensare alla sua riorganizzazione è difficile. La spaccatura all'interno della maggioranza che governa la Regione Lombardia, palesata dalla 4ª proposta di legge presentata dal consigliere Antitonante, evidenzia la totale mancanza di capacità politica e gestionale sul tema abitativo. Il 26 novembre prossimo il Consiglio regionale dovrà per legge approvare il testo di riforma delle governance di Ader, ma con la maggioranza spaccata si rischia di andare oltre la scadenza e quindi di rimandare quello che è il vero modo da risolvere, cioè quello del rifinanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, in un momento drammatico, con centinaia di sfratti che vengono eseguiti mensilmente in Regione Lombardia, migliaia di famiglie in attesa e lista d'attesa e la ristrutturazione e la manutenzione degli stabili che non viene fatta da più di 20 anni. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Vorrei chiedere un chiarimento a lei, so che è sempre molto precisa nell'informarci di tutti gli incontri che avvengono su argomenti che riguardano la nostra zona. Non, mi è arrivata la notizia che questa volta, forse non era ben informata anche lei, o non so per altro motivo, ci dovrebbe essere un incontro organizzato venerdì 18 ottobre, però domani alle 17. Presso la sala centrale di Beccaria per parlare di problemi relativi alla linea 42, alla linea parata, all'attività sull'emicizio fiscale. Non ho informazioni in merito del principale, perché noi abbiamo presentato in passato richieste e fatto proposte sull'argomento in merito e dato che sembra comunque lei, un presidente di commissione e alcuni consiglieri siano stati invitati, come mai c'è stata questa volta questa mancanza, perché già presentiamo mozioni di interrogazioni non riceviamo risposta all'assessorato o come nel caso della via famosa di Maranna, nella via Giorgi ci vedono, informazioni per le quali chiediamo se è possibile il posizionamento di distruttori della velocità, l'assessorato ci risponde che non è possibile il giorno dopo che sono stati installati. Cioè, già abbiamo queste difficoltà di comunicazione con l'assessorato della mobilità. Qui abbiamo l'occasione di confrontarci direttamente, se informati, cioè se è un incontro, sempre che ci sia, perché io ho detto sull'ipotesi, se è un incontro riservato, l'ho chiesto anche ad altri colleghi della maggioranza e anche loro non ne sapevano nulla. Perciò vorrei semplicemente chiedere se questo incontro esiste, se sia vero, come mai se ne sia in questo caso dimenticato. Grazie. Consigliere Calise. Grazie Presidente, una comunicazione. Da questa sera io faccio parte del gruppo misto e in quanto sono la costituente ho diritto a Fratelli d'Italia, quindi Fratelli d'Italia centro-destra nazionale, gruppo misto non il mio gruppo, comunque c'è un rappresentante in consiglio di zona 9. Grazie. Io non ho fatto nessun nome. No, perché io non ho fatto la tua voce, io non ho detto nulla su te. Io ho letto. Prima di passare alla nomina degli ascoltatori, allora l'incontro di domani 18 alle 17, se non ricordo male, esiste, è uno dei tanti incontri a cui sono invitati il Presidente del Consiglio, quindi la sottoscritta, e il Presidente della Commissione e come spessissimo accade poi verrà fatta relazione in seguito in aula. È un invito pervenuto dall'assessorato, il quale ha inviato una mail e di conseguenza è l'assessorato che invita. Bravo.
Quindi un incontro riservato, non ho capito Presidente, non sono presenti associazioni cittadini, non ho capito che tipo di associazioni cittadini io non le ho invitate, io ho ricevuto la mail, come ricevo le mail delle commissioni comunali piuttosto che inviti da altri assessori per discutere tematiche zonali di cui poi o io o il Presidente della Commissione competente relaziona in aula o durante le commissioni, se poi l'assessorato ha ritenuto utile invitare cittadini o associazioni è una domanda che va posta a chi di solito invita, non a chi riceve l'invito. Passiamo alla nomina degli ascoltatori, consigliera del gruppo Meloni. Partecipazione. Consigliere Tagliabue. Grazie per la partecipazione. Consigliere Toda. Saranno notizie mie, perché ti devo dire dove ho le mie cose. Ti dico solo che vorrei sapere se siamo. Vediamo chi c'è. Onorevole consigliere, la commissione di io ho presentato la mozione della quarta. Allora vai anche tu. Hanno preso in esame la proposta di realizzare una mostra dei lavori realizzati dai bambini e dalle bambine con il gruppo Made in Govisa. Il gruppo Made in Govisa chiede la possibilità di esporre nel mese di novembre 2013 i lavori presso la sede del Consiglio di Zona 9 e il patrocinio pubblico dell'iniziativa. I lavori hanno consentito ai bambini e alle bambine di avvicinarsi alla vita del quartiere, alle sue realtà lavorative, agli artigiani che vi lavorano e ai negozianti. Visto l'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa, considerato che la scelta di esporre presso Villa Nau, sede del Consiglio di Zona 9, è stata motivata con il desiderio di far conoscere a bambini e genitori le istituzioni cittadine, a cominciare da quelle sul territorio, le commissioni a maggioranza propongono di concedere l'utilizzo degli spazi del settore Zona 9 alla scuola per la mostra. Manca purtroppo il patrocinio gratuito che ho citato in relazione, ma manca nell'ultima frase. Quindi il patrocinio gratuito e l'utilizzo degli spazi del settore zona 9. C'è nel titolo, quindi il fatto che non ci sia nella relazione non cambia nulla, però è meglio precisarlo. Grazie. Mettiamo in votazione. Non ti preoccupare. Io a te l'ho detto, non ti preoccupare. Io ho detto loro. Questo loro sono io. Io sono sicuro. Chiediglielo. Io sono sicuro che tu non hai. Sono sicuro. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esclusività. Votazione di immediata esclusività. Chiudiamo la votazione.
Presenti 24, favorevoli 24, 4-0, sono 0 approvato. Passiamo al punto successivo, concessione di patrocinio gratuito alla nuova ASCO Cifarini per la realizzazione dell'iniziativa denominata Aspettando Natale per Carlo Farini. La parola al Presidente della Commissione Commercio, 4-0. In data 10 ottobre 2013 si è riunita la Commissione Commercio e che ha esaminato la proposta dell'associazione ASCO Cifarini per la festa di via denominata Aspettando Natale per domenica 17 novembre 2013, da tenersi appunto Gli Affarini da Via Ugobassi a Piazza dei Maciapini. Durante la giornata, che anche negli anni precedenti ha riscontrato un successo di pubblico e coinvolto negozianti e commercianti della zona, si svolgeranno diversi eventi. Saranno predisposte numerose situazioni di carattere musicale, giocolerie, un parco per le esibizioni di canto e verranno promossi numerosi spettacoli. Ci sarà la presenza di molti banchi di vendita di prodotti alimentari e dell'artigianato. La Commissione a maggioranza approva la concessione di un patrocinio gratuito all'associazione proponente. Voglio pertanto che adesso dovrebbe consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie Presidente. No, io vorrei solo fare un veloce appunto. Solitamente quando patrociniamo le feste di via, Consiglio di Giana aiuta chi le fa. In questa occasione vedo che non c'è l'aiuto economico e non c'è nemmeno uno sconto, anche se poteva essere piccolo su una cosa. Ero in commissione, ne so il motivo. Questo però non va bene, perché vuol dire che siamo stati inculati durante l'anno, abbiamo magari finanziato troppo chi non doveva prendere tutti quei soldi, così abbiamo scelto, comunque per fortuna il proponente ha una grande organizzazione e riesce comunque a fare. Detto questo, non mi sembra corretto nei suoi confronti rispetto a chi prima ha beneficiato di cospicui contributi che lui non abbia, che l'associazione non abbia nessun tipo di aiuto, né su cosa, del tipo economico. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie Presidente. Posso essere anche d'accordo in principio con quello che ha detto il consigliere Bianchi. Io ricordo solo anche la colpa del Presidente e dei Presidenti della maggioranza che noi quest'anno potete immaginare, ma ogni tanto giova a ripetere perché vedo che si fa difficoltà a ricordarlo, siamo andati avanti a 12esimi, il sindaco è nostro, ma il bilancio non si chiude perché il governo, adesso anche voi fare tutta la il governo con tutti i comuni non riescono a garantire l'entrata. Sì, l'ho già detto settimana scorsa, sono anche noioso. Ci ricordiamo solo che siete il governo dappertutto. Assolutamente da solo e anche voi che dovete dalle cose. Però c'è un salto, una gentile difficoltà, non si poteva oggettivamente fare conto e fare premi della spesa, perché siamo ancora in ballo con il bilancio, quindi non è che sia solo per dire, diciamo, considerare il fatto che non è nostra intenzione andare contro queste due feste, che l'anno scorso l'abbiamo finanziato, diciamo prima le abbiamo finanziate, e quest'anno, diciamo, il contesto economico nel quale ci muoviamo è leggermente difficoltoso per la cosa. Sì, condivido pienamente quello che ha anticipato il capogruppo Vino. Noi abbiamo avuto le risorse, abbiamo sempre suddivise il rapporto alla qualità dell'evento anche all'interno delle feste di via e di quartiere. Devo dire che sicuramente queste erano delle feste di via che si sostengono ampiamente da sole, nel senso che hanno decine di ambulanti e banchi che sostengono la festa di via di fatto, quindi non c'è certo problemi economici in questa direzione. La festa di via Farini è una di quelle più partecipate e forse la più partecipata di tutta la zona 9, dove generalmente passano dalle 8 alle 10.000 persone,
sicuramente, e questo è, ti dà un indotto economico molto importante, ma anche gli stessi ambulanti che sono una voce pagano di fatto all'associazione una quota per la partecipazione. Quindi diciamo che questa è una situazione dentro il discorso di Indovino, del Comune di Indovino, che comunque si autofinanzia ampiamente all'interno dell'evento. Consigliere Pereso, andiamo ancora al capogruppo Pereso che si è iscritto. Sì, grazie, ma ricordo che le risorse sono piccole, comunque radicali. Non abbiamo più finanziato dopo la rinuncia di un'associazione che poteva prendere 3.700 euro per stare un'ora a suonare il violino e a leggere un simpatico racconto. Perciò penso che quelle risorse di più devono essere destinate per questa iniziativa. Poi comunque l'incidente di destinare in maniera diversa, una piccola risorsa c'era, se vuoi che non avete dovuto investire. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, quello di 31, contrario 0, sono più 1 approvato. Passiamo al punto successivo. No, mettiamo in votazione l'immediata esercizio. Luca, vediamo cosa fare. Posso? Immediato subito. Ci sei. Immediato subito. Adesso non vedo. Votazione giù, non ce l'hanno nel corso. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrario 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 4, parere della manutenzione straordinaria del seguente dei giochi, ingresso di Galita, campo di bacio di Galita, campo voce di Giardino Maggiorini di Gabella. La parola presenta la commissione Andrea Mosca. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, su sollecitazione di alcuni consiglieri, la Commissione Ambiente si è riunita il giorno 8 ottobre per esaminare le richieste di riqualificazione della pavimentazione di alcuni campi giochi. Quella del campo di basket interno al parco di La Lista e quella dei campi di bocce siti nel giardino Valdosini in piazza Caserta. Per entrambe le situazioni, a maggioranza si è concordato l'inserimento degli interventi nell'elenco delle prossime opere da eseguirsi in manutenzione straordinaria. Sempre a maggioranza la Commissione ha proposto di inserire in detto elenco la sistemazione definitiva del vialetto di accesso Carraio nel parco di Villa Litta. Infatti, soprattutto nei giorni di pioggia, il selciato in ghiaia, fine, attualmente presente, viene deturpato dalle manovre dei diversi mezzi di servizio che regolarmente accedono al parco, protezione scolastica, ANSA, veicoli di vito al carico scarico, e da quella delle auto che risultano temporaneamente per accompagnare o ritirare i figli delle vicine scuole. Quindi, previa verifica con la sovrintendenza, si propone di astercare il primo tratto del viale di accesso con masselli in granito come quelli presenti nel centro storico. Per tutti gli interventi la Commissione si riserva comunque di concordare successivamente con il settore preposto alla manutenzione le diverse priorità degli interventi, ancora in attesa di esecuzione, in ragione della loro diversa natura, delle reali necessità dei quartieri, della stagione di possibile inizio lavori ed ovviamente della disponibilità economica. Da ultimo si chiede di sollecitare nuovamente A2A affinché si adoperi alla sostituzione e o al rinnovo dell'impianto di illuminazione del viale pedonale d'accesso all'Italietta da via Taccioli, che ormai da diversi anni presenta alcuni paletti rotti o non funzionanti. Grazie. Consigliere Biatti. Grazie Presidente. Io in commissione non ho potuto aggiungere, chiedo al Presidente, eventualmente lo scrivo, se non è d'accordo non lo faccio, due campi di bocce di Cassinanna non sono assolutamente conformi, le tendenze sono completamente sbagliate e sono praticamente inutilizzabili. Abbiamo fatto una mozione, l'abbiamo votata a questo consiglio di zona, però l'abbiamo fatta anche un anno e mezzo, due anni fa, una delle prime che abbiamo fatto, forse non mi ricordo bene. Se possiamo aggiungerlo ne prepariamo un emendamento, se no sì, ho capito se c'è una disponibilità anche economica, però sì, perché se voi avete reputato che è molto più costante al resto, cioè è inutile che si trova a scrivere un emendamento se poi non lo sa, cioè, questo che è il senso dell'intervento.
Consigliere Giusmondo. Buonasera, grazie. Io condivido totalmente la relazione presentata al Presidente Motta, però dovrei aggiungere, per rafforzare questa relazione, ultimamente i cittadini della zona mi hanno sollecitato, diciamo, alcuni interventi in merito al Parco Villavita, che riguarda il viadetto che si accede alla biblioteca da parte di via Cicotti 21. Intendo chiedere al Presidente di accettare questo emendamento come segue. Si chiede di inserire nella manutenzione straordinaria il rinnovo dell'impianto di illuminazione del vialetto pedonale di accesso di via Taccioli 21, che presenta attualmente 50 pareti rotti non funzionanti. Grazie. Grazie Presidente, io ho un emendamento da proporre per tutto che riguarda la città. Tra le cause dell'avvalamento del vialetto ci sono anche degli accessi che sono superiori a quanto previsto dalla normativa. Quindi io propongo di inserire siamo arrivati, scusa. Nel terzo capoverso, dopo quindi virgola, si propone di prevedere interventi adeguati per rispettare il divieto di accesso ai mezzi non autorizzati, anche con cartelli informativi che motivino il significato del segnale di divieto già presente sulla carta. In fondo a quella frase, dopo lastricare il primo tratto del viale di accesso, io propongo di eliminare tutto quello che viene scritto dopo, comma 6, come quelli del centro storico, perché ritengo che questa tipologia di intervento sia adeguata al luogo e che comunque possa essere causa di non accettazione della proposta. Presidente Motta. Sì, grazie. Vabbè, ovviamente qualunque emendamento va votato, non è che decido io se inserirlo o no, quindi sarà l'Aula a valutare cos'è che vuoi cancellare di queste puntualizzazioni che ritengo tali, un po' meno magari quelli della Meloni che chiede in aggiunta di far rispettare un po' meglio il diritto di accesso. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento che suggeriva di aggiungere, cioè la richiesta che suggerisce il consigliere Arbiati, nulla vieta di aggiungere un ulteriore intervento, a maggior ragione se era già stato deliberato precedentemente, che significa sicuramente in questo tempo forse figura già, non disponendolo al momento perché non ne ho ancora la piena visione. Non c'è nessun problema che sia inserito anche quello. Tengo a precisare che con la possibilità che ci è stata data da quest'anno sostanzialmente di poter dettare le priorità sugli interventi di manutenzione straordinaria e che presumibilmente faremo nella prossima primavera, c'è la possibilità appunto di costruire l'elenco e verso la prossima primavera dettarne le priorità in base alle disponibilità economiche che avremo. Con questa delibera non si detta alcuna priorità, si chiede solo di inserire con la richiesta di questi interventi nell'elenco di manutenzione straordinaria. Grazie. Grazie, allora andiamo un attimo a l'emendamento Abbiati si chiede al diritto converso della relazione si inserisce tra gli interventi la riqualificazione dei campi di voce di Cassinanna, come la deliberazione del Consiglio di zona 9 numero, quindi domani produrremo il numero. Nel deliberato dopo Via Veglia scrivere la seguente frase: i campi da voce presenti in Cassinanna. Allora,
Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Appiati. Abbiamo in votazione l'emendamento Appiati, chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 0, approvato. Poi abbiamo Pasquale, di Pasquale Gesmuto, che dice si chiede di inserire, questo almeno all'interno del deliberato, di inserire nella manutenzione straordinaria il rinnovo del piano di illuminazione del diretto pedonale di accesso di via Taccioli 21, che presenta attualmente 50 apparecchi ordine e non funzionanti. Siamo in fase di votazione dell'emendamento Gesmuto. Si dice così come. Chiudiamo la votazione. Presente 31, favorevole 31, contrario 0, astenuti 0, approvato. Passiamo all'emendamento presentato dal gruppo Meloni, al terzo capoverso, dopo la dicitura quindi, inserire si propone di prevedere interventi adeguati per rispettare il divieto di accesso ai mezzi non autorizzati e con cartelli informativi che motivi il significato del segnale di divieto già presenti sulla cancellata. E poi, dopo il primo tratto del piano di accesso, eliminare tutto fino a storico. Ma cos'è? Dove si deve dire? Mettiamo in votazione quindi l'emendamento Meloni. No, no, sì, non è votato. Vediamo come, non votare, non votare. Vediamo la votazione. Senti 29, favore 27, contrario 1, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione. Tanto lo voti. Ma cos'è? Mettiamo in votazione la delibera. Sì, non ho capito il concetto. Sì, ma... Presenti 31, favorevoli 30, guarda, contrario 0, astenuti 1, approvato. Col muro, Anna Maria, col muro... Non ti faccio entrare. Guarda, che... No. Col muro della vergogna, Anna Maria, col muro della vergogna, si sposano le meraviglie. Ma serio, col muro della vergogna, si sposano proprio. Come è un abbattimento? Meglio farlo in una totale. Passiamo al punto numero 5, parere relativo al permesso di costruire a Fonte Verde, numero 10, la parola al vicepresidente della Commissione Territorio. Ma io su questo non sono d'accordo, io non ho a favore di chi voglio avere il coraggio di gestire e far lavorare questo.
Io voto. Logica è relativa per me di costruire il via contenente numero 10. Tu cosa dici? Onorevole Consiglio, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenuta si data 14 ottobre 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere negativo in merito al permesso di costruire in rete la sostituzione di edilizia di via Conte Verde numero 10. Trattasi di un intervento di sostituzione del patrimonio di edilizia che prevede la realizzazione di una serie di corpi di tossica di 3-4 metri fuori terra ad uso residenziale lungo la via Conte Verde e via dei Leoni, oltre ad un'autorizzazione preferenziale. Il progetto non si integra nel contesto edilizio preesistente, su quanti profili e fronte scritti e finestrati lungo lo spazio pubblico non mantengono un andamento omogeneo rispetto al controllo. In assenza di un corretto inserimento socioambientale dell'intervento, viene espresso in parere negativo, come rappresentato dalla documentazione aggiornata. Voglio pertanto, con adesso onorevole consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie, vicepresidente. Se non ci sono gruppo la terza. Sì, io chiedo scusa, ma devo chiedere se non vengo a partecipare alla commissione. Purtroppo il consigliere Iusei, insomma, ci ha momentaneamente abbandonato. Ci ha lasciato, ci ha lasciato. Questa bella aspetta all'estero. Allora, scusate, sto cercando la mia anche di stesso. Sì, quello che volevo chiedere alla vicepresidente. Se si tratta di uno spazio già edificato, no. Quindi si tratta di uno spazio verde con aumento. Va bene, quindi mi interessava sapere, quindi detto un po', se si tratta di uno spazio che viene riqualificato, quindi magari che so, un'aumentatura di metri di cubatura e di quanto, o se invece si tratta di uno spazio verde. Grazie. Senti, io non faccio parte della commissione, ma volevo fare un piccolo intervento. A seguito di questo parere negativo, io vorrei sapere se è stata considerata anche la questione dell'igiene di quel cantiere o no, perché lì è stato abbattuto il precedente che era un capannone, eccetera, eccetera, e recintato, ma all'interno sono cresciute di tutto e di più e ci sarà sicuramente una problematica, adesso che viene in magari no, ma d'estate una problematica di igiene, per cui varrebbe la pena magari chiedere alla proprietà di mantenere l'area in condizioni di massima igiene. Non so bene da che parte cominciare, ma potrei dare una definizione di questo parere. Parere poscelico, mi suggerisco, non meditato, un rigurgito di socialismo reale, immotivato. È stato ancora gentile. Allora, la realizzazione gente, se lo dice a Cribio, prevede una sostituzione inizia da, per usare un termine comune e capito, da un germino schifoso ammalorato a un qualcosa che andrebbe a conferire dignità all'intero isolato. Qualcuno ha osservato che la costruzione ha uno sviluppo di fenomeno perché ci sono, come dire, delle altezze che non sono superiori a quelle degli edifici esistenti, ma ci sono dei vuoti in mezzo e il vuoto è determinato dalla norma che dice che tra parete e finestrate
deve tenere 10 metri, 1444 del 68 di PR. Quelle finestre è verosimile che siano abusive e probabilmente sarate. Ma se ciò è vero, come penso sia vero, l'imprenditore non può che tenerne conto. E quindi va da sé che la realizzazione dell'edificio non può cadere quella forma perché ha il vincolo della distanza delle finestre. Tant'è vero che io avevo detto sì, è un parere che non sta in piedi, non motiva, è immotivato oltre alla definizione che ho detto in premessa esordente. Devi dire cosa vuoi che venga a fare, perché è chiaro che è molto meglio l'intervento così come proposto piuttosto che lasciare le cose come stanno. Seconda considerazione, non di secondo piano, di secondo livello. In una situazione come questa, di pesante crisi economica, trovare un imprenditore che decide di investire non tantissimo, perché se non sbaglio sono circa 15 appartamenti, ma di investire un po' per qualificare comunque, per dare più dignità a un quartiere veramente povero, io credo che non si può con leggerezza, come è stato fatto in commissione, esprimere un parere di dannatura. È offensivo nei confronti del progettista, è offensivo nei confronti dell'imprenditore che ci ha messo del suo e che deve cacciare i soldi. Non è una cosa, a mio avviso, che porta un valore aggiunto. Se il Palermo fosse entrato nel nero e anziché fermarsi su una definizione generale generica avesse detto a tal proposito, per interpretare bene quello che io ti sto scrivendo, sarebbe opportuno che egli scrive come lui vorrebbe fosse o come la commissione vorrebbe fosse la realizzazione dell'intervento. Ma fermarsi a una, come dire, dichiarazione di principio che va bene su qualsiasi tipo di intervento. Ho finito, quasi, e quindi fra un po' mi taccio. Secondo me facciamo anche brutta figura. Non diamo nessun contributo, umiliamo chi vuole migliorare il quartiere e siamo in una condizione assolutamente di retroguardia immotivata. Questo si chiama rigurgito di socialismo. Grazie, consigliere Belli. Grazie. Qui si tratta di un lotto libero da parecchio tempo che ormai è una situazione di degrado allucinante. Oltretutto, via Conte Verde. Il degrado allucinante. Qui il progetto è fermo da parecchi anni, per cui oltre a una situazione di sicurezza, perché lo sappiamo tutti, i cantieri aperti cosa possono creare, e in abbandono in questa maniera, per cui un intervento lì bisognerà decidere di farlo e di lasciarlo fare. Tagliabue ha già spiegato quali sono le motivazioni progettuali di questo, non fa impazzire, ma neanche quello dopo, per cui sono lotti piccoli dove bisogna intervenire ed è difficile intervenire. L'intervento è basso perché tre o quattro piani non è che porti una speculazione edilizia. Inoltre, in questo momento dove l'edilizia è completamente ferma, adesso gli
noi non abbiamo nessun titolo per dare dei pareri architettonici, il nostro è socioambientale, per cui dare un parere negativo solamente per quello che è scritto nella relazione mi sembra assurdo, per cui io volevo presentare un emendamento deriva a esprimere parere favorevole in merito al permesso a costruire, anche perché, ribadisco, un imprenditore che si accinge a fare un intervento in questi tempi, non dico che va fermato, ma perlomeno va aiutato a proseguire nel suo intento, anche perché poi il nostro parere negativo non è che sia ostativo, il progetto andrà avanti, per cui non otterremo assolutamente nulla. Porto l'emendamento. Grazie consigliere Belli. Consigliere Farnese. Sì, grazie. Due considerazioni veloci. Io non faccio un emendamento, ma credo che sia opportuno che io abbia fatto una delibera di ringraziamento per chi in questo periodo storico ha il coraggio di costruire, di dare posti di lavoro, di far lavorare i muratori, i falegnami, che poi ci metterà dentro l'arredamento, eccetera. E poi effettivamente certe frasi, un giorno magari me le farò spiegare, non spiegate nello stasera, ma le finestre socioambientali, io non ho ancora capito bene che cosa siano, perché qui si parla di impatto socioambientale. Ambientale sono anche d'accordo, cosa abbia di sociale una finestra, ma qualcuno non può spiegare, devono andare assolutamente in sé. Terza cosa, invece, non sono d'accordo sul punto del consigliere Tagliabue, perché lui ha citato il bolscevismo e lo spirito, chiamiamolo, dei paesi dell'est. Io non so se voi siete mandati a fare dei viaggi a vedere come si costruivano i paesi dell'est, insomma facevano veramente schifo quegli stati, quindi ecco, almeno qua qualcosa di bello lo stiamo facendo, al di là della battuta. Io credo che davvero quando c'è qualche proposta di non fermarsi di fronte a una finestra, poi una casa di 3 piani non penso che sconvolga un quartiere, ma bensì di premiare e di essere di incoraggiamento a chi voglia di lavorare, investire e fare questa carriera. Grazie. Come fai? Dove Vicepresidente Grillo. Grazie a tutti i consiglieri per aver espresso la propria opinione. Dibattito. Vado, proseguo con le risposte, partendo dalla parte della terza. Lì in questo momento lì non c'è proprio nulla, cioè c'è proprio un buco, non c'è un parco, non c'è nient'altro. Abbiamo tirato giù, abbiamo demolito l'esistente. C'è la roba macete, non proprio macete, ma quasi. Rispondendo a Meloni riguardo alla questione igienica, no, non è stato affrontato questo aspetto. E rispondendo invece a Giacomo Belli e Palese insieme, noi diamo questo tipo di parere perché pensiamo, è vero che c'è un momento di crisi, però anche è vero che non per questo bisogna aspettare il contesto in cui si va a costruire. Di conseguenza è vero che si possono, magari questa delibera poteva essere migliore, poteva comprendere comunque sia delle indicazioni più precise, però detto ciò in commissione è emerso dopo molti pareri negativi, è emersa una volontà da parte della maggioranza di dare questo tipo di parere che io per forza di cose condivido. Forza di cose, la penso in questa maniera e penso appunto che vada a impattare in maniera negativa dal punto di vista socioambientale. E metterei in votazione il mio amico. Aspetta, non dici tu. Dichiarazione di sì. In votazione l'emendamento deve andare per forza perché questa è una delibera, non è una mozione. Sì, ok. Consigliere Tagliabue per dichiarazione. Sì, io capisco la posizione del Cribio, non poteva che essere così dal punto di vista scolastico, ha rispettato le consegne.
Io sto dicendo quella che sì, sto dicendo se volete dirgli no, dovete motivarlo. E questo è motivato. L'unica cosa che concorre alla, alla formazione della, dell'atto concessorio, anzi del permesso di acquisire, questo pre-negativo rende un pochino più lunga la procedura, molto, non è grave, deve andare in, in commissione consigliare. Io voglio vedere come fa Simi, se va in commissione consigliare, a difendere questa cosa orribile. Ribadisco perché è un modo negativo, no? Non so, Forza Italia, Popolo della Libertà, se come volete. Non hanno ancora capito cosa sono. Consegnare consegnato. Certo che consegnato. Cos'è che hai chiesto? Qual è il problema? Tanto poi non te la leggo nel comune, te lo so, vedi a tutto favorevole, poi io prendo un cacchio di scrivere. Lo stai benissimo. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 11, contrari 22, astenuti 1, respinto. Le chiamo ora in votazione consigliere Bendi. Per dichiarazione di voto, siccome io spero che anche Meloni conosce il posto, ha presente cosa c'è. Lì oltretutto c'è una situazione di pericolo, per cui ritardando l'intervento le responsabilità di un eventuale collo, perché io guardando le foto sono pauroso, c'è un passaggio che è tenuto in piedi con i puntelli, oltre all'area libera, e che mi sembra che sia parte soggetto dell'intervento, per cui la situazione di pericolo c'è. Così, andate a allungare i tempi, il progetto arriverà bene o male quasi uguale, con solamente il vantaggio di questo voto sfavorevole, per questo parere negativo, di allungare solamente i tempi e basta, si parla di 30 giorni in più perché non è una commissione consigliare. Vedete voi. Ah, noi comunque voteremo contro il parere negativo. Mettiamo in votazione la delibera. Chiudiamo la votazione. 34 presenti, favorevoli 22, contrari 11, astenuti 1, approvato. Passiamo quindi al punto numero 6, parere relativo al permesso di costruire via Delerio 9. La parola è di presidente della commissione di territorio. Leonardo. Onorevole Consiglio, la Commissione Territorio, a seguito della riunione, tenutasi in data 14 ottobre 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso di costruire in via Valerio numero 9 per sostituzione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 2012 sull'area sintetica Carlo Bellini numero 9 identificata NCU a foglio numero 41 mappare numero 164. Trattasi di un intervento di sostituzione del patrimonio edilizio, una nuova realizzazione di tre piccole palazzine di 3 e 2 piani fuori terra, un'auto di mezza pertinenziale interrata e complessive 7 unità residenziali.
L'intervento di sostituzione edilizia si integra nel tessuto esistente per gli aspetti socioambientali, come indicato sulle tavole di progetto. Voglio pertanto, codesto onorevole consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie. Grazie Vicepresidente Figlio, consigliere Belli. Sì, grazie Presidente. Vabbè, noi voteremo sicuramente a favore di questa delibera. Come il precedente progetto, architettonicamente posso dire che non è una bellezza, anzi oserei dire che fa schifo, però quando si interviene naturalmente in queste situazioni di lotti così piccoli come è già stato detto, ho già detto in precedenza, non è che si possa fare molto, anche perché è una sostituzione edilizia. Visto che il PCT prevede e agevola le sostituzioni edilizie, noi voteremo a favore, visto che avete... Non capiamo perché quella delibera precedente abbiate dato sulle negative. Importantissima, è una via importantissima della... L'intervento sussiste su una via di grande valore storico e politico. Sì, volevo dire, dopo l'errore della prima delibera, la seconda pratica, che non è migliore della prima, della giorno, assolutamente non migliora la prima, viene valutata positivamente. E io dico, va bene, ma allora spiegatemi qual è il giudizio del criterio. Allora, si fa riferimento alla legge 41 del 2012, scusate, alla legge 4 del 2012, che è una legge che ha fatto la regione Lombardia per cercare di favorire lo sviluppo edilizio, quindi cercando di dare dei premi volumetrici. Quindi il PRG prevede, dico 3 metri cubi al metro quadro, se tu fai il risparmio energetico arrivi a 4 metri cubi al metro quadro piuttosto che 3 e mezzo. Oppure se devi fare una ristrutturazione puoi andare oltre il 10% del volume messo in via, eccetera, eccetera. Esattamente come quella di prima, capito? Il vantaggio di questa è che gioca in un terreno dove hanno demolito tutto senza preservare niente, quindi non hanno la finestra abusiva, sanata, dalla quale dipende la distanza della città. Quindi va bene che ci sia il parere positivo, ma è un comportamento schizofrenico rispetto a quella di questo. Questa, dal punto di vista costruttivo, è peggio dell'altra, però ci si dà un parere positivo, non ci sono che si metta così. L'ultima cosa che volevo chiedere, probabilmente c'è un refuso, perché se io faccio 3 piccole palazzine, cazzo, non è che le faccio piccole, ma le faccio 3, e le faccio di 2 e 3 piani, per complessivi 7 unità residenziali. E secondo me c'è qualcosa che sta fatto, scusate. Come faccio a fare il minimo? No, se faccio 3 palazzine di 3 piani, di 2 piani, 2, 4, 6, 2 piani vuol dire che io faccio minimo 6 piani, sono qualcuno ce l'hanno di 3 piani. Come faccio a fare solo 7 appartamenti? Cioè non posso fare la casa di un solo appartamento. Secondo me è rimasto un 1 nella macchina da scrivere, ma che lo passerà sicuramente dalla segretaria. Però andate a verificare, grazie. Prendo la parola un attimo per dire che erano effettivamente 7 gli appartamenti, ci sono 3 micro palazzine di un appartamento per piano. L'ho visto bene il progetto. 2 appartamenti per piano. Sono solo 7 appartamenti. Sono 7 appartamenti. Erano 2 per piano. Ma chi ci risponderà? Ci risponderà ampiamente preparato il vicepresidente della Commissione. Consigliere, vicepresidente Grillo. Anch'io ricordo come la vicepresidente lo conosco. Vari. Mi
ricordo appunto che erano micro billette, cioè adesso non vuole entrare indietro. Sono palazzi di 3 piani, non sono micro billette, eh. Sono qualcosa che non entrare indietro di come è stato presentato l'intervento. Ma importante il fine della votazione, se non è possibile. Sei tu, no? Grazie. Mettiamo in votazione. È vecchia, siamo alla votazione. Non copiare. Passiamo al punto numero 6. Parere relativo al rinnovo della votazione dell'elettricità comunale sita in via di Gesù da Sirenio, sono tipo di 24.300 di superficie, rispetto al polo numero 40, ma quale del 2.4, del 1 di grado, la parola è una carta di impianto di distributori carburanti, la parola è una distribuzione carta di carte di bagno, Simona Speconi. Poi parere negativo. Grazie Presidente. No, è negativo. Dovrei relazione, ma non consiglio. La Commissione Casa Popolare di Magna, a seguito della riunione di 2 settembre 2013, esaminata la documentazione vista i pareri dei settori tecnici competenti, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di rinnovo della dotazione a favore della compagnia petrolifera Piemontese all'uso di impianti distributori e carburante. Trattasi di un'unità comunale di superficie di 800 metri quadri, identificata come la Presidente introduceva prima. Durata 9 anni, grano 11.406,72 annuale, aggiornato vista, facoltà della legislazione di accedere unilateralmente in presenza di pubblici interessi, con permesso di 120 giorni, divieto di mutare la destinazione d'uso. Permessa verbale. Abbiamo fatto un tavolo con i regionali ragazzi dell'assessorato centrale, dovrò prendere visione e controllare che tutti i parametri contenuti nella pratica fossero corrispondenti alla realtà. Grazie, non c'è un consiglio, vorrete quindi a trovare la commissione. Grazie. Capogruppo la terza. Sì, solo un'osservazione, perché come diciamo, apprezzo la Presidente Lo Consolo per il lavoro che fa per la Commissione Educazione, diciamo, uguali o scusate, si dimentica che si deve riprendere. Dicevo, nel senso apprezzo anche lo sforzo della Presidente Fregoni. Però, il problema è che ovviamente anche gli altri commissari, magari vorrebbero essere convocati per fare un sopralluogo, però io direi, ovviamente ringrazio la Presidente Fregoni per avermi appunto avvisato, però diciamo a livello personale, però sarebbe meglio diciamo che magari non convochiamo una commissione per non appesantire le casse comunali, anche perché potrebbe capitare che anche le disponibilità negli orari in cui i tecnici del comune sono disponibili non c'è per i commissari, per cui se possiamo trovare un modo di avvisare comunque i commissari che c'è il sopralluogo e chi c'è nel senso perché diciamo ora io se non sono venuto a questi sopralluoghi è perché effettivamente ho avuto un'esigenza proprio il giorno in cui si sarebbe fatto, però sinceramente mi sarei trovato in imbarazzo nel essere considerato il pupillo della Presidente della Commissione del Magno, okay. Anche se non, assolutamente non è vero. In ogni caso preferirei che insomma l'invito fosse diciamo fatto a tutti i commissari. Grazie. Grazie. Se non sono altri interventi, Presidente Fregoni. Sì, grazie Presidente. No, raccolgo l'invito, purtroppo a volte è proprio così, per cui il geometra mi fissa l'appuntamento un giorno prima, infatti siamo stati alla 1:15.
in un'ora abbiamo fatto tre soprannuovi, questo è il punto successivo quello che tratteremo settimana prossima in commissione. Io posso benissimo dare comunicazione a tutti i commissari che ci troviamo alla 1 in piazzale d'Agosto, ovviamente non c'è gettone, non c'è nulla, perché sono è tutto per dire volontariato che io faccio con gli assessorati, perché dobbiamo insomma vedere le aree e sistemare le pratiche. Quindi io posso mandare una mail a tutti i commissari. Chi c'è, c'è, chi non c'è, c'è. Io avevo avvisato con lei, consigliere Terza, perché mi aveva chiesto e mi ha fatto in merito con domande molto precise e specifiche. Infatti questa pratica è stata rimandata proprio in discussione di un'altra settimana, dove approfondire i temi in questione. Sì, non ho nessun problema, io comunicherò a tutti quanti, grazie mille. Farei solo una nota, diciamo così, organizzativa, e prendo ad esempio il presidente Quattrociochi. Rispetto ai sopralluoghi che vengono svolti, credo sia opportuno mettere, come diceva anche poco fa la presidente Fregoni, mettere l'attenzione dei capigruppo in modo tale che si possano fare caso di quattro giochi il sabato piuttosto che il mercoledì mattina, quindi in orari diciamo differenti rispetto a quelli canonici delle commissioni, e di solito i capigruppo sono sempre concordi, e poi si fa partire formalmente la comunicazione a tutti i consiglieri, che poi valuteranno chiaramente in base alle loro necessità e ai loro impegni la possibilità di partecipare o meno. Capogruppo La Terza. Sì, dunque prendo l'intervento, non potrei come dichiarazione di voto, che voterò in maniera favorevole, però in genere queste tipologie di concessioni che il comune dà, come era successo per il primo parcheggio che avevamo fatto, quello di Via Vidali, quello a cui diciamo tengo, lo so che in questo caso non si poteva fare, perché in pratica in questa proprietà che va da Piazza Santa Maria della Fontana fino a Viale Stelvio, in pratica l'ultimo pozzettino, pochissimi metri, sono privati, per cui mentre in Via Vidali avevamo chiesto l'apertura dei cancelli per il passaggio pedonale e ciclabile, in questo caso per quegli ultimi metri non è possibile. Quindi mi dispiace, diciamo, che in una proprietà quasi interamente comunale non sia stato possibile inserire un passaggio pedonale, perché magari per chi si muove in zona a piedi, insomma, faciliterebbe gli spostamenti. Tutto qui, grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Non fate benzina. Ah sì, io voglio che tutta Milano vada in bicicletta, basta l'impianto di idrogeno. L'impianto idrogeno. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, contro 32, contro 0, astenuti 0, approvato. Compagno Tucci. Compagno Mauri. Passiamo al punto. Quasi ora di andare. Siamo in un film di Camillo Don Peppone. Per il relativo al rinnovo della rotazione dell'area comunale di Santa Maria della Fontana, trattasi di un ad uso in parte a verde privato e in parte a parcheggio. La parola alla Presidente della Commissione Municipale di Presidente. A seguito della commissione tenutasi il 2 novembre 2021 settembre 2013, esaminata la documentazione di pareri dei settori tecnici competenti, approvata la maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di rinnovo della locazione a favore del condominio di Piazza Santa Maria della Fontana 18 e all'esterno 27, ad uso in parte a verde privato e in parte a parcheggio. Trattasi di area di proprietà comunale di superficie di 619 m² circa, identificata a foglio 224. Possiamo fare verde qua. Durata 5 anni, canone di locazione annuale 13.016, oltre aggiornamento ISTAT, facoltà di recedere con preavviso di 120 giorni da parte dell'amministrazione comunale e divieto di mutare la destinazione d'uso. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla commissione. Un'aggiunta solo era il riferimento che ora il consigliere Terza faceva in merito a questo punto che stiamo trattando ora. Grazie. Capogruppo La Terza.
Sì, ok, parte dell'intervento l'ho fatto nel punto precedente. E questo, quindi la parte di verde è ad uso privato. In questo caso, vabbè, è proprio vicino, diciamo, al parcheggio che diamo in concessione in affitto. Però ad esempio in via Santa Marcellina, no? Che lei immagino conosca benissimo, una parte è usata a parcheggio, l'altra in pratica è stata semplicemente recintata ed abbandonata a se stessa. Per cui che controlli la commissione farà sulla cura del verde? Grazie. Nessuna. Eccolo che arriva. È suo. No, capisco le inquietudini e le preoccupazioni del 5 Stelle, però parliamo di un'area che è meno di una aiuola. Ma no, ci sta un palazzo lì dentro, cosa stai dicendo? Allora, da dove viene chiesta la concessione? È un'area piccola, dove c'è una pianta e c'è un po' di verde, finita lì, non c'è nient'altro, non è che ci sono le siepi, la rosetta e quant'altro. E via Rume, meno che grazie. Dalle le frasi quindi voglio dire per me è assolutamente come dire uguale che mi si dia parere di primo o negativo, è una strada che di fatto hanno negli anni scorsi, 20 anni fa più o meno, hanno di fatto privatizzata. E quindi hanno fatto, una volta era non asfaltato in terra battuta con sassi e lì andavano le macchine a consumare il proprio muore. Andavano le macchine? No, nella nuova, nella via. Quindi per problemi di sicurezza e tu abiti dietro, scusa di te, è stata chiusa il giorno scorso, guardavi le coppiette, bravo, che le donna due allora ho fatto vergognati a tua età, anche perché devo andare a guardare tutti i mappari, allora con molti mappari erano di proprietà del giorno, rimaneva fuori solo quella aiuola lì, che grosso modo può essere 5% dell'intera superficie, 10, non di più. Pago collegamento esterno con l'elettrico. Quindi voglio dire, c'è da 20 anni che pago. Io non pagherei mai 13.000 euro per il ambito di aria, loro lo pagano, sono contenti, va bene, facciamo un po' di casa. Presidente Calogero, grazie per l'ultima risposta in merito agli interventi. L'area oggetto della delibera è perfettamente mantenuta, c'è uno splendido albero vecchio, molto vecchio, perfettamente potato, l'erba è tagliata, ci sono un paio di siepi perfette e sottolineo che questa area è data in locazione a questo condominio da più di 20 anni. Quindi non è che l'hanno pulita con giornalismo perché siamo arrivati io e giorno tardi, quindi c'è uno splendido condominio molto dignitoso e sono i primi stessi, perché sono poi scelti con servire per il condominio a parlare con me di giorno tardi, anzi sono ben contenti di tenerla e di continuare a tenerla, è un'area perfettamente tenuta, quindi non credo che la devasteranno domani mattina, 20 anni che ce l'hanno in concessione, in locazione, quindi io non ho, in questo caso non ho nessun dubbio, è il tagliabue giusto per probabilmente i canoni di locazione, quindi lei diceva 13.000 euro l'anno, ma lì attaccato a questo pezzo, con questo albero, con questo pezzo di giardino, ci sono una quindicina di posti auto, ovviamente le persone dentro hanno un risparmio a mettere l'auto dentro piuttosto che fuori pagando l'ufficio 2 eccetera, quindi poi sono valutazioni che fa il condominio. Grazie mille. Grazie, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 8, chiudiamo la votazione. Presenti 33,
favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Ricordo che la mozione presentata all'inizio consiglio dal capogruppo La Terza relativamente alla scuola di Gaiseo ha raccolto il numero sufficiente per essere discussa questa sera, quindi la si potrà discutere subito dopo la discussione di questo punto numero 9. Mozione quindi avendo soggetto richiesto di aiuto gratuito in mezzi sportivi per disabili, la parola al capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Allora, leggo il si chiede. Quello che si chiede in questa mozione è si chiede. Dunque, si chiede al sindaco, al vice sindaco, all'assessore allo sport, all'assessore alle politiche sociali e agli uffici competenti di concedere gli spazi sportivi a titolo gratuito sia alle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e che danno con il loro contributo un innegabile aiuto sociale, sia ai centri diurni comunali per i disabili. Questa mozione la stiamo presentando in tutti i consigli di zona e in zona 3 è successo giovedì scorso uno spiacevole inconveniente. In pratica un disabile che ovviamente appoggiava questa mozione e quindi aveva relazionato come cittadino all'inizio si era spostato dall'altra parte della città per arrivare in zona 3, via Sansolino, ed è successo che si è parlato della Agility Dog, dell'iniziativa Agility Dog, come primo punto all'ordine del giorno. Alla fine tutta, diciamo, le forze non della maggioranza sono andate lì facendo capire il numero legale del Consiglio. In pratica è successa questa spiacevole cosa a cui noi in Consiglio di Zona purtroppo molte volte per appigliarci a nostri egoismi o litigi personali, insomma, non hanno fatto passare al primo punto all'ordine del giorno, diciamo, una mozione simile a questa è andato tutto all'aria. Se ne è parlato anche un po' sui giornali, a quanto pare è stata data più valore ai cani, quindi a una manifestazione canina, che a quelli che sono poi i diritti dei disabili. Quindi questa mozione, non so, credo sia chiara, nei fatti, mentre fino all'anno scorso il Comune e Milano Sport davano alle associazioni che si occupano di gravi disabilità l'accesso agli impianti sportivi a titolo gratuito per esercizi natatori e abilitativi, è successo che da quest'anno questo non avviene più. Quindi la mozione chiede al sindaco di ripristinare la gratuità per le associazioni di volontariato e per i centri diurni. Vabbè, evito qualsiasi commento perché l'unico commento che farei è simile a quello che ho fatto prima rispetto alla mozione di Seo, perché ognuno vuole appropriarsi di una mozione, quindi si sta a vedere più delle volte il colore politico di chi lo propone piuttosto che il contenuto. Grazie. Vicepresidente Lavosto. Grazie Presidente. Dunque, io considero assolutamente condivisibile questa mozione. L'unica cosa, le uniche due cose che chiedo, ha preso atto che si parla di mancato introito, ci sarebbe comunque, visto che le associazioni di volontariato molto spesso non possono pagare l'uso degli impianti e quindi molte di queste rinunciano. Ecco, in realtà non si tratta solo di un mancato introito, il Comune attualmente paga la Milano Sport per l'utilizzo da parte delle associazioni sportive per disabili, quindi non c'è un mancato introito, c'è proprio uno sborso da parte del Comune. Questo bisogna, quindi si potrebbe cambiare mettendo, preso atto che le associazioni di volontariato molto spesso non possono pagare l'uso degli impianti e quindi molte di queste rinunciano. Effettivamente sottolineiamo il fatto che comunque dovrebbero rinunciare, senza parlare di mancato introito, che non è corretto. Poi una cosa proprio stilistica, che è ritenuto che
i benefici dell'attività sportiva sono innegabili e fanno bene sono innegabili e utili a tutti come prevenzione, direi. Solo proprio stilistica. Presidente Tucci. Sì, grazie, buonasera. Intanto questa mozione io ho già avuto modo di condividerla la sera che era stata presentata. Infatti immediatamente mandai una richiesta a Milano Sport nella stessa serata per ovviamente informare non gli ufficiali, ma giusto per capire se corrispondeva al vero e se c'erano dei margini per poter rivedere la cosa. Ad oggi sto ancora aspettando la risposta ufficiale, però credo che al di là di questo, ma lo dico solo come premessa rispetto al fatto che ci siamo attivati e ci stiamo attivando affinché si possa trovare una soluzione a questo problema, perché ritengo che su i disabili, sulle fragilità, noi non possiamo permettere che le famiglie o le associazioni subiscano dei costi aggiuntivi rispetto a quello che è già la vita e l'attività che loro svolgono, soprattutto perché il nuoto è una disciplina sportiva che fa molto bene alle persone che hanno delle fragilità e hanno delle disabilità, per cui al di là di far bene a tutti, ma ci sono dei soggetti a cui fa ancora meglio, per cui credo che sia molto importante che l'amministrazione comunale attraverso questa mozione cominci a pensare che rispetto a certe attività e rispetto a certi bisogni non si deve abbassare la guardia. Purtroppo questo avviene in un momento, questa scelta che io non condivido, ovviamente sia da parte dell'amministrazione che da parte di Milano Sport. Io credo che, anzi sono convinto che l'amministrazione comunale doveva già intervenire rispetto alla comunicazione o rispetto a quelle che sono le prese di posizione di Milano Sport sul futuro anno in merito a questa tematica. Non è avvenuto, saremo noi come Consiglio di Zona, io come Presidente della Commissione Sport, a sollecitare il Comune affinché riveda insieme a Milano Sport questa decisione e si torni a permettere l'uso delle piscine per tutte le persone che ne hanno bisogno, soprattutto per le fragilità più forti, una gratuità. Anche perché se noi riuscissimo ad avere questo, a portare a casa questo risultato, per noi come Consiglio di Zona 9 tutto sarebbe un ottimo risultato, perché è in linea con quanto stiamo facendo in quest'ultimo periodo sul rinnovo delle convenzioni. Il rinnovo delle convenzioni o il passaggio di gestione dell'impianto sportivo da una società a un'altra, noi inseriamo come premessa, come vincolo del parere positivo di questo Consiglio, la gratuità per le fasce sia d'orario ma soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli, per le disabilità e altro, ma soprattutto anche per le scuole, perché riteniamo che la scuola e i disabili devono usufruire il più possibile di impianti sportivi gratuitamente nelle ore che a loro è più congeniale. Quindi il nostro impegno deve essere quello di approvando, ovviamente per quanto mi riguarda e ci riguarda come Rifondazione Comunista, voteremo a favore di questa mozione, ma credo che debba essere un voto unanime e condivido anche la richiesta dell'emendamento messa come la proposta di emendamento della Proconsul, messa come la proposta, perché va a rafforzare il valore delle associazioni. E quindi credo e mi auguro che sia un voto compatto di tutto il Consiglio che rafforza ancora di più il lavoro che questo Consiglio fa, stando attento ad alcune problematiche.
purtroppo stavo dicendo, capita in un momento dove l'amministrazione tende anche a ritoccare al ribasso quelli che sono i bisogni, e quindi sui servizi sociali c'è una partita tutta aperta dietro a questo, ma da questo posto di zona forse riusciamo a far partire qualcosa. Grazie Presidente Tucci, Presidente Veloso. Sì, grazie, anch'io, Presidente della Commissione Politiche Sociali, condivido quanto già stato espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, ringrazio il capogruppo Altezza per aver portato all'attenzione questo tema, che sicuramente siamo sensibili, lavoriamo, ci impegniamo molto anche per portare avanti queste tematiche nei centri di Uri, dove è possibile. Volevo solamente implementare il fatto che non soltanto i centri sportivi, quali piscine o altro, ma anche i centri ittici possono essere interessati da una terapia diciamo, sollievo per quanto riguarda i disabili, e comunque anch'io vorrei sollecitare il Consiglio a votare unanimemente questa mozione, che dà più forza e può essere appunto un punto di lancio per riuscire a modificare quello che sembrerebbe l'immodificabile per le possibilità economiche che ci sono, ma però noi non dobbiamo guardare soltanto al budget della produzione, ma a quello che è la sostanza e dello servizio che possiamo dare a questi cittadini che hanno sicuramente più sfortuna. Grazie. Capogruppo La Terza. Sì, io ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti. Sono accettabilissime le modifiche, gli emendamenti proposti dal Presidente della Commissione Educazione Lo Consolo, e volevo aggiungere diciamo due, ovviamente non vivo nella stretta vicinanza a questi problemi, quindi quello che mi è capitato è stato di raccogliere delle segnalazioni, è un po' diciamo il lavoro che dobbiamo fare se possiamo dare una mano alle situazioni che i cittadini ci segnalano. Ci sono, l'avevo anche sottolineato la settimana scorsa in merito quando abbiamo votato l'aumento di, diciamo, la richiesta di ripristino dei prezzi ATM, che effettivamente abbiamo una scala, prima dei servizi ATM ci sono molti servizi sociali che stanno venendo meno, e purtroppo non è colpa dei comuni, però stiamo tagliando. A luglio ad esempio è stato annunciato che l'assistenza sarà data in base alle dichiarazioni ISEE, e la cosa assurda è che nel reddito, l'imponibile IRPEF di un disabile va ad aumentarsi, perché i servizi stessi che riceve a causa della disabilità vanno ad aumentare il proprio reddito. Quindi diventa un po' una cosa assurda. È come, mettere una tassa su una tassa, no? Quando era venuto fuori dopo anni e anni di battaglie sulla tassa dei rifiuti, che veniva pagata, se non erro, l'IVA, è stato poi riconosciuto che non è giusto pagare una tassa su una tassa. Così qui, su un beneficio ricevuto per una disabilità, si diventa più ricchi. Quindi gli emendamenti appunto sono accettati. Volevo aggiungere un'altra cosa che mi sfugge, però insomma l'essenziale è questo. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera così come è andata. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, contrari 32, contrari 0, assenti 0, approvato. Allora, come ho detto poc'anzi, ha raccolto un numero sufficiente di firme per essere discussa in via d'urgenza, la mozione presentata all'inizio consiglio, richiesta sopralluogo scuola Iseo, refettorio e centro cottura. La parola al confirmatario proponente, la cottura Terza. Grazie.
Dunque, credo che appunto tutti i consiglieri abbiano avuto un'illustrazione della situazione sia all'inizio da parte, diciamo, della funzione che ho presentato e anche da quello che hanno presentato i genitori. Per cui vedo che appunto ci sono degli interventi da parte di altri consiglieri e eventualmente se sarò chiamato in causa per rispondere alle domande risponderò subito dopo. Grazie. Consigliere Piatti. Grazie Presidente. Considerato che nella mozione del consigliere La Terza c'è un punto che chiede, cioè che ricorda che il dirigente scolastico ha chiesto la verifica di abilità dei locali e questa, sentendo i genitori, non è ancora stata fornita. Propongo un emendamento che va nel deliberato della mozione, leggo velocissimo, l'oggetto della divisa del repertorio, il deliberato si aggiunga al seguente punto di sollecitare gli uffici preposti al fine di avere la documentazione richiesta dal dirigente scolastico, ovvero il certificato di agibilità dei locali INSA, come riportato nel primo considerato della presente mozione. Grazie. Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Dunque, io condivido in pieno questa mozione. Tuttavia, poiché ho seguito le vicende, diciamo, della zona 9 e della sua situazione scolastica, non solo dall'inizio di questa consigliatura, ma anche nella scorsa consigliatura, volevo sottolineare una cosa. A partire da questa consigliatura sono stati fatti degli interventi seri e importanti nella zona 9. Sono stati fatti gli interventi su Maseo, su Castelli di Aveglia, è stato fatto un intervento importante sulla scuola media, sulla scuola elementare di Castelli. È in atto attualmente un cantiere molto grande sulla scuola elementare di Diego Freddo da Russo che verte in quelle condizioni dal 1995. Quindi io chiederei al firmatario della mozione solo un emendamento per riconoscere un piccolo emendamento per riconoscere il lavoro svolto fino adesso, che sarebbe all'inizio la frase recita: la situazione dell'edilizia scolastica è disastrosa a livello nazionale e che Milano non fa eccezione, soprattutto la zona 9. Io chiederei di aggiungere, nonostante numerosi recenti e importanti interventi. Mi sembra ridare a Cesare quello che diceva. Poi, naturalmente, io non chiedo, non dico che non voterò questa mozione se il contesto. Anzi, chiedo che questa mozione sia votata indipendentemente dall'accettazione o meno del mio emendamento. Dopo lei risponderà. Chiedo che la mozione del consigliere capogruppo La Terza sia votata positivamente da tutti, anche se non viene accettato il mio emendamento. Solo io mi metto nei panni di chi, non i miei, perché io non ho nessun merito, cioè se non ci mettevano i soldi e l'impegno degli altri, nulla sarebbe stato fatto in zona 9. Ma obiettivamente sono stati fatti dei lavori importanti come non si vedevano da un pezzo in zona 9. Quindi io mi metto nei panni di chi ha aperto e seguito contemporaneamente 5-6 cantieri e onestamente credo che sia giusto riconoscere il lavoro. Dopodiché, ripeto, chiedo che questa mozione sia votata indipendentemente dall'accettazione del mio emendamento, che è solo un riconoscimento del lavoro fatto. Grazie. Grazie, Presidente Cocci. Sì, grazie. Ma io questa mozione qui la condivido a pieno, senza riserve, perché ritengo che
non si sta parlando di un problema avvenuto qualche mese fa. Siamo di fronte a un problema che risale almeno un anno fa. Allora credo che quando è stato fatto il primo intervento andava fatta una valutazione complessiva della struttura per valutare esattamente quali erano le ulteriori problematiche che a cui sarebbe andato incontro, visto e considerato. E lo dico per un semplice motivo, perché io ho seguito dall'inizio alla fine i lavori della ristrutturazione della scuola di Via Passerini nel 2009-2010, quando venne giù, non per lo stesso motivo, per un problema più piccolo, diciamola così, ma comunque grave, un pezzo di controsoffitto. In quell'occasione chiamai l'assessore che venne nel giro di un'ora e da quel momento si attivò tutta una macchina che non solo vide come era successo, cosa era successo e da dove poteva essere causato il problema, ma addirittura avviato i lavori per verificare lo stato dell'arte di tutta la struttura, proprio per evitare che ci fossero delle altre problematiche in punti diversi. Trovando le misure apposta, anzi portare anche il controsoffitto, il sottotetto e il liceo che era pieno di soprattutto di celle canaline per l'acqua, che l'acqua piovana. Quindi voglio dire, è stato fatto un lavoro dove si è voluto capire esattamente quale fosse la problematica. Io credo che quando si parla di cedimenti, diciamo strutturali per capirci, dentro alle scuole, quello dovrebbe essere la prassi. Poi indipendentemente da chi la fa e chi non la fa, ma quella dovrebbe essere la prassi, perché se io aggiusto un pezzo, ma 3 metri più in là, sì, c'ho già un altro problema che non mi accorgo oggi, ma nel tempo mi potrebbe creare ulteriori disagi, io credo che non ho fatto un buon servizio come amministrazione. E quindi credo che il monitorare le scuole e il monitorare soprattutto l'edilizia scolastica, che tutti sappiamo essere in uno stato di abbandono, vuol dire anche costruire una struttura amministrativa che tiene sotto controllo frequentemente le scuole. Poi possiamo avere i soldi, non avere i soldi, cercare il modo di come intervenire sulle priorità, le necessità, d'accordo. Però è importante che ci sia un lavoro di questo tipo. Ed è per questo che è importante che all'interno delle zone si vada a costruire anche un gruppo di lavoro che tenga monitorato tutte le strutture, scuole, asili, scuole materne, quello che è, perché solo così è possibile intervenire con molto anticipo e sollecitare l'amministrazione comunale affinché intervenga come si deve. Il problema è che non si vuol fare. Allora io credo che questa mozione è giusto che venga votata, è giusto che venga approvata così com'è, e che forse ha bisogno di un maggiore coinvolgimento per creare proprio quelle strutture che non si vogliono creare, ma purtroppo non è una cosa che non si vuole creare da oggi, non si vuole creare da, tanto per dirla più brevemente, come tempi da quando c'è stato il crollo del soffitto in Via Passerini. E a oggi siamo ancora in quella condizione che non si è potuto fare, non si è potuto mettere in piedi un gruppo di lavoro che tenesse monitorato tutta la problematica. Per questo io voterò a favore di questa mozione e spero che abbia un seguito anche in futuro, non solo su questa scuola ma anche su tutto il resto, per il bene ovviamente non solo delle famiglie ma delle bambine, degli insegnanti e contatti. Grazie. Signor Belli. Grazie. No, il mio intervento non entra nel merito della mozione perché non c'è nessun dubbio da votare così com'è e senza ampiamente condivisibile, anche perché se è dal 2012 che si chiedono interventi, perlomeno una verifica dell'agibilità,
mi sembra che siamo in termini ritardi. Sono pienamente contrario all'emendamento presentato dal Presidente Rocossolo, perché su queste mozioni di disagio notevole non bisogna mettere la firma. Lo sappiamo che lei è intervenuta in varie scuole, ha migliorato la situazione, però non ha senso qui scriverlo. Qua bisogna pensare agli alunni della scuola e ai genitori che sono preoccupati. Il disagio c'è, per cui non ha senso fare una mozione giusta, anzi più che condivisibile, inserire un emendamento in cui si dice nonostante gli sforzi fatti non ha senso. Lei è stata brava, lei è intervenuta in altre scuole, questa purtroppo no, ma non c'è, nessuno sta rivendicando nulla a lei, non è che secondo me va votata così. Non ne vedo la necessità di inserire nonostante gli sforzi effettuati, non ha senso, adesso dobbiamo elogiare. Qui dobbiamo intervenire su una situazione di disagio di cittadini e di bambini. È questo, punto. Per cui per noi la mozione è così com'è, va benissimo, senza bisogno di elogiare nessuno. Grazie. Presidente Alfonso, solo per un pochissimo chiarimento su richiesta del capogruppo alla terza. Avrei cancello e importanti lasciando come proposta di emendamento, ripeto, che non considero alternativa al voto favorevole a questa mozione, che chiedo solo come gesto di buona volontà, non nei miei confronti, il riconoscimento del lavoro svolto, non nei miei confronti, perché io non ho fatto proprio un accidente, non sono un operatore. Ma nei confronti degli uffici tecnici che hanno seguito veramente un numero elevato di cantieri nella zona 9, nonostante numerosi recenti interventi, basta, senza l'importanza. Grazie. Capogruppo la terza. Sì. Allora, grazie Presidente. Allora, ripeto un po' quello che avevo anche detto in merito alla precedente mozione. Ovviamente questa mozione non è farina del mio sacco, l'ho copiata, o meglio, l'ho copiata nel senso che i fatti, ovviamente ho raccolto i fatti segnalatimi dai genitori, no? Quindi non ho fatto altro che mettere qui e non voglio ovviamente denigrare la zona 9. C'è di fatto, Presidente Roconso, che è vero che qualche lavoro si sta facendo, è vero anche che so che gli infissi alla bussero, pensavamo già da un anno, no? Che sarebbero stati, sì, però andiamo molto a rilento, quindi diciamo che se dovessimo fare dovessimo tracciare, no? Numero di lavori da eseguire rispetto ai lavori fatti, non arriviamo al 5% di quello del totale, no? Se vogliamo quantificare in investimenti necessari da fare in zona. Poi io accolgo anche la sua disponibilità che ha detto che diciamo è opzionale l'accettazione o meno della sua, e io la ringrazio di questa sua disponibilità. Per cui anche Abbiati non l'ha detto, ma ha copiato, nel senso che la spero non si offenda, perché ovviamente sto scherzando, cioè anche Abbiati ha raccolto quella che è stata una dimenticanza iniziale, diciamo, consultandoci con i genitori, che sarebbe opportuno proprio ricevere anche proprio l'agibilità, quindi è molto importante quello che il consigliere Abbiati sta proponendo come emendamento. E volevo aggiungere un'osservazione a quello che la Presidente Roconso ha detto, che Milano Ristorazione non può chiudere il centro cottura. Perfetto, non lo chiuda, anche se a me dispiace per quelli che ci lavorano nel centro cottura, però i bambini sono lì sotto e in questi 2 anni, no, all'inizio gli hanno detto è l'acqua delle pluviali,
Invece si tratta di acqua che è filtrata, se la struttura, io non la conosco, però se la struttura non è in ferro come la Cassinis, perché la Cassinis è il sopralluogo che ho fatto con lei in via Scialoia, no? Dove si tratta di strutture sì in prefabbricati, sì brutte, sì che non hanno un isolamento termico, però lì c'è ferro, acciaio, antiruggine, che non si deteriora magari con l'umidità. Adesso per quello che posso diciamo intuire, ok, va bene, potrebbe non essere così, però una struttura in cemento sicuramente, ok, chi si occupa di, diciamo, direttamente ogni giorno di edilizia sicuramente ne sa di più, però una struttura in cemento armato piuttosto che in altri materiali sottoposta ad umidità per anni sicuramente si deteriora, per cui ritengo che sia pericolosissima come situazione, e in ogni caso un certificato di agibilità della struttura non nocerebbe nessuno, quindi se la struttura è veramente agibile non rischiamo a mandare i nostri bambini sotto un punto pericolosissimo. Tutto qui. Quindi gli emendamenti? Allora, gli emendamenti, quindi rifiuterei con dispiacere l'emendamento presentato dalla Presidente Lo Consolo, ovviamente accetto quello presentato da Biati, grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie. Ma innanzitutto ringrazio Genitore per essere stato qui fino ad adesso. È evidente, come dice la Vicepresidente, la priorità qui oggi è evidente. Mentre la sicurezza dei bambini e la messa in sicurezza della scuola. Sono anche contento che si lavori anche in modo bipartisan su queste cose. L'emendamento del consigliere Abbiati mi sembrava puntuale e preciso rispetto all'urgenza anche della verifica dell'agibilità della scuola, quindi il PD voterà a favore della mozione. Mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione la delibera perché l'emendamento è stato accettato dal proponente, solo quello del consigliere Abbiati. Chiudiamo la votazione. Presidente 31, favorevoli 31, contro le 0, 30 approvato e all'ultimo punto si l'ordine del giorno, la seduta è chiusa.